tutti ragazzi, io sono Simone Mapau e oggi eccoci qui tornati su One Piece Treasure Cruise, questa volta per vedere gli eventi bisettimanali in arrivo. Allora, devo dire che sono rimasto un attimino deluso da questa cosa. Gli eventi settimanali in arrivo riguardano principalmente la Germa 66, che può anche andare bene. La cosa però che mi lascia un po' turbato è il fatto che abbiano totalmente tralasciato gli eventi di Halloween. Di solito qualcosina propongono sempre, anche fosse solo per celebrare l'evento. Qui invece proprio non se ne sono fregati. C'è da dire che questo evento finisce esattamente il 30, quindi può essere che già il 31 succeda qualcosa di particolare, magari mettono un raid nuovo piuttosto che, quindi sarà molto molto interessante vedere che cosa ha in mente la Bandai. Ma andiamo a vedere esattamente di che cosa si tratta, ragazzi. Allora, oggi tra l'altro è Join Extra Island, l'isola Tryout Super Evolution di Sanji. Praticamente in questa isola può essere completabile tre volte, verranno dati diversi materiali. Nel primo verrà dato Sanji con gli Evolver per portarlo a Sanji Plastic Surgery Shot, praticamente la seconda evoluzione di Sanji Storia. Nella seconda invece chiaramente otterrete i materiali per trasformarlo in Diablo Jump e alla fine otterrete i materiali per la sua super evoluzione. Credo che tutte e tre le isole lasciano una gemma, quindi è un evento buono per chi ha intenzione di accumulare diverse gemme per gli eventi futuri. E quindi niente di speciale, sostanzialmente è soltanto un modo per aiutare chi ha appena cominciato il gioco ad avere già dei personaggi molto forti da mettere alla prova. Abbiamo poi le missioni limitate di Chopper come al solito. Vabbè, Tryout Super Evolution, ogni volta che completerete Tryout Super Evolution otterrete diversi evolver, manuali, ebook, eccetera. Ma questo poi lo potete già vedere andando sul vostro Chopper. Schiacciate su Chopper, vi verrà tutta la lista nella sezione speciali di dei premi che otterrete completando la diversa isola. Abbiamo poi invece la Special Request 2. Praticamente completando una qualsiasi isola dell'Extra Island un certo ammontare di volte otterrete dei Crystal Skull per la Germa. Praticamente, naturalmente questo succederà solo dopo la manutenzione, quindi il 20 circa. Con l'arrivo della Germa 66 dovete sapere che la super evoluzione cambierà un pochino, non per tutti i personaggi ma per la gran parte cambierà un po' la struttura della super evoluzione e chiederanno dei teschi specifici per un determinato personaggio. Nel caso della Germa uscirà fuori un'isola speciale nell'Extra Island che vi consentirà di ottenere questi teschi e evolvere la vostra Germa. Allora considerate che di questi teschi ne avete bisogno parecchi prima di poterli super evolvere. Se non mi sbaglio ce ne vogliono 5 di ogni tipo per poterli evolvere. Sarà la stessa cosa anche quando arriverà Enel, funzionerà esattamente nella stessa maniera. E quindi niente ragazzi, sulla difficoltà dell'isola onestamente non me la sono ancora spoilerata, però molto probabilmente porterò un video, fosse anche solo per fare uno showcase della struttura dell'isola, quindi poi vedremo quando arriverà. Abbiamo poi stamina dimezzata su certe Extra Island. Le due isole sul quale ci sono stamina dimezzata, ragazzi, sono molto buone. Sono l'isola di Reiju e Sanji e l'isola di Yonji, Ichiji e Niji. Sostanzialmente, ragazzi, queste due isole vanno farmate tantissimo solo per i socket book. In pratica, se avete la copia normale che evolverete in 5 Plus e la copia che invece terrete normale, farmate abbastanza copie da poter maxare di socket entrambe le versioni. Comunque qui dovreste riuscire a tirar fuori un bel po' di copie di questi simpatici personaggi, quindi poi vedrete voi come gestirvi bene le copie, però personalmente penso che tante di queste copie finiranno in pasto ai miei RR, quindi poi vedete voi. Tra l'altro in half stamina, ragazzi, conviene tantissimo, quindi approfittatene.
100% possibilità di ambush. Questa volta avremo Edward Newgate sul Clash di Rayleigh, che non è particolarmente difficile, quindi buono, approfittatene. Tra l'altro Rayleigh è da maxare, quindi se volete maxare Newgate e maxate insieme Rayleigh, è solo che è un affare da fare. Abbiamo poi invece l'ambush di Cavendish su Heavenly Demon Doflamingo, ovvero Doflamingo Ride V2. Questo è già un po' più difficile a mio avviso, però si può fare, si può fare, non, anche questo non è niente di infattibile. Di fatto per questo avrete bisogno di un po' più di impegno per riuscire a completare, ma per il resto niente di che. Abbiamo la Cola Tavern come al solito, l'isola delle cole, e questa isola ci permetterà di guadagnare un tot di cola e di berry. Normalmente in quest'isola droppano soprattutto cole, droppano anche sacchi di denaro, quindi vi consiglio di portarvi doppia Violet quando andate a fare quest'isola, perché sì, le cole sono importanti, ma le cole alla fine ve le tirano dietro dovunque. Invece per quanto riguarda i soldi, avere dei boost sui soldi è molto molto buono, molto ciccione. Abbiamo la Rainbow Coast, ovvero l'isola degli Evolver Rainbow, che è tutt'altro che male, anzi devo dire che mi piace molto questa cosa. E qui avete tutta la lista dei personaggi Rainbow che potrete ottenere. Abbiamo poi la Booster Beach, e da qui praticamente otterrete o i booster intesi proprio come i personaggi che vi aumentano il livello, di tartarughe in pratica, i porci eccetera, oppure avrete l'isola degli evolvere, quindi dei pinguini, dell'aragosto eccetera. Qui abbiamo tutte le date, e poi come al solito abbiamo doppia possibilità di super success e doppia possibilità di special up. Naturalmente non starò a spiegarvi in che cosa consiste, perché meglio di me sapete. Ok, quindi la Germa Resurrection Plan, ovvero l'evento legato alla Germa 66 e alla Super Evoluzione, arriverà il 19. Allora, il 19, ma non c'è una data precisa, c'è scritto solo dopo la manutenzione. Quindi questo vuol dire che potrebbe anche voler dire che ci arrivi tutto il 20, probabilmente. Quindi niente di grave, però insomma è solo per prevenire, ecco. E devo dire ragazzi che tutta quanta la Germa 66 5 Plus e Judge 6 Plus sono davvero ottimi. Credo forse di farci un video riguardo, ma poi al massimo vedremo. Forse quando finirò l'isola porterò quell'evento. Porterò diciamo quel video. Abbiamo poi i voti per l'Extra Island. Allora, qui ragazzi erano i voti che ci avevano chiesto di fare su Facebook per ottenere un'isola determinata a metà stamina. Allora, abbiamo ottenuto due isole a metà stamina, ovvero Kingsbird Flying Eye, che è quella di Van Dyke Carrot, e l'isola di Secret Toy Port, che è sostanzialmente quella di Treble e Sugar. Sono entrambe delle isole molto buone, sono contento che abbiano scelto queste. Entrambi ragazzi sono ottimi per farmare socket per i vostri RR, in pratica la vostra Vanda RR, la vostra Carrot My Valentine, il vostro Treble versione 2RR, la vostra Sugar versione 2RR, quindi buono, molto buono. Tra l'altro la stamina dimezzata, c'è solo che da guadagnarci. Bene ragazzi, io direi che per ora ho detto tutto, dovrebbero arrivare anche i nuovi Colossei fra poco, quindi io onestamente non vedo l'ora che arrivino, e per adesso ricordatevi di farmare il vostro Clash, Luffy, e niente ragazzi, noi come al solito ci ribecchiamo ad un prossimo video.